Il caro vita frena temporaneamente rallentato dal raffreddamento dei prezzi dell'energia, ma mentre è in arrivo un taglio ai costi delle bollette per le famiglie nel mercato a maggior tutela, l'inflazione continua comunque a pesare molto su stipendi, pensioni e imprese. Quale sarà in questo complicato contesto l'evoluzione delle politiche monetarie e del quadro macroeconomico nei prossimi mesi? Quali saranno le ripercussioni a lungo termine per famiglie e aziende? Sono le domande a cui ha provato a rispondere la Fondazione Cesifin, che a Firenze ha organizzato un confronto con relatori di profilo internazionale. Abbiamo capito nelle ultime settimane che questa lotta contro l'inflazione ha dei rischi importanti per il sistema finanziario, probabilmente ci saranno dei problemi anche nell'aggiustamento fiscale e in particolare ci sarà una strada obbligata di convivenza su prezzi, salari, prezzi settoriali e aggiustamento alla crisi che ci portiamo appresso dopo il Covid e la crisi energetica seguita all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.